Hola Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal vostro cacciatore Silverius, che vi dà il ben ritrovati qui in quel di Yharnam. Per dovere di cronaca, voi troverete un filo di discontinuità fra l'ultimo video e questo, niente di che, 18 secondi. Ho semplicemente acquistato due Molotov con le anime, che, con gli echi del sangue che mancano, e ho fatto lo spostamento fino a qui, quindi vi ho evitato un caricamento con la scritta Bloodborne e basta. Allora, come dicevamo, abbiamo scassato quel simpaticone sul ponte. Io volevo fare una prova, visto che questo personaggio... Visto che questo personaggio mi ricorda vagamente colui che ci ha rianimato. E siccome spara a cacchio, volevo vedere se si dava una calmata dopo un po'. Vediamo se... No, non si calma il ragazzo. Va bene, basta, lo picchiamo e basta. Ci dà solo dei proiettili. Li avevamo letto, quindi... il mio ragionamento che stavo facendo oggi, mentre lavoravo e non potevo giustamente giocare, riguardava un po' la cronologia degli eventi. Se vogliamo legare la memoria dei Soul a questo, e si può fare benissimo, anzi è un'attività che mi piace molto questa. E, il mio ragionamento era questo: siamo passati da un mondo fantasy come quello appunto dei Souls, in cui c'erano cavalieri, maghi, streghe, draghi e via dicendo, a un mondo ben più gotico e cupo, molto più cupo, anche se sembra tecnicamente più luminoso, anche se gli echi del fuoco si sentono ancora anche qui. È vero, non abbiamo più i falò, abbiamo le lanterne, e la lanterna è un contenitore per il fuoco fondamentalmente, perché ci troviamo... Mannaggia! Ci troviamo ad avere a che fare con questi mini falò che hanno un minor potere, perché intanto ci possono collegare solamente con il lab centrale, non ci possono appunto offrire il collegamento con la seconda parte, il resto dei falò. Quindi non sono, le lanterne non sono comunicanti fra loro intanto, poi non lo so. Allora, il mio intento era quello di andare a esplorare quelle fogne che avevamo lasciato vagamente in sospeso, ma mi rendo conto che sto andando da tutt'altra parte. Non sto andando dove volevo andare. Benissimo. Wow, abbiamo trovato tre rugiada, quindi non c'è una rugiada di dimensioni più grosse, ma ce n'è una quantità superiore. Bene. Allora, ieri, come abbiamo visto, sono riuscito a caricare ben 11 video. Vabbè, ieri a realizzarli, perché caricarli li sto tuttora caricando, si sta caricando giusto l'11esimo. Sei un cacciatore, vero? Sì. Beh, dunque, conosci qualche luogo sicuro? No. Ho sentito, sì. Sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. E signor. Sì, sono appena arrivato, sono nuovo del mestiere. Cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Che cosa? Ma... non ho alternative. Sì, avrei dovuto immaginarlo. Non serve a nulla. Non hai nessun rispetto per gli anziani. Vero, assolutamente vero. Già, voi forestieri ci siete davvero d'aiuto. Forza! Ammettilo! Credi che siamo tutti folli, vero? Vai all'inferno. Io conosco i tuoi trucchi. Grazie signora, lei è veramente cortese. Cosa c'è ora? Pizza! Ho modi migliori per passare il tempo. Ah, ok. Hai trovato per caso un luogo sicuro? No. Ah, ok, benissimo. Devo trovare un luogo sicuro per la Shura. Benissimo, Shura Maria, grazie di esistere. Intanto andiamo a procacciare un posto sicuro per la signora qui. Sempre sperando che non ci siano trappolozzi di mezzo.
Mi inquietano un poco queste stanze dove c'è da scassare un mucchio di roba, eh. Meglio tenere gli occhi aperti sia per cose come passaggi segreti e via dicendo. Anzi, sapete che vi dico? Facciamo anche una bella iniezione, una bella pera di sangue. Ah, ok. Bene. Ok, potrei anche uscire di qui. Vediamo cosa mi offre il di qua. Wow! Ciao, Ciccio! Quanto tempo! Abbiamo stamina a sufficienza per non mancare nemmeno un attacco, eh. Dobbiamo andare veramente, 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 veramente coi piedi di piombo. Volete dirmi che sono arrivato esattamente dove volevo arrivare? Nel mio piccolino? Perché quell'essere girato di spalle non mi piace per niente, sono convinto che sia una trappola. Ok. Ok, ho capito il perché. Va a caccia. Aio! Se tu fossi una persona saresti una brutta persona, e non mi riferisco solo alla cosa estetica, eh. Quindi stavo dicendo, prima di entrare in questo simpatico mattatoio, che stavo appunto facendo delle riflessioni fra me e me, ho riflettuto un po' su questa cosa che sembra assumere di più i connotati della favola gotica, un'ambientazione da fantasma dell'opera, da Jack lo squartatore, da vampiri e soprattutto da lupi mannaggia, perché sappiamo che questi lupi che ci sono sono lupi dai tratti umanoidi, quelli grandi, non parlo dei cani, parlo del comitato di benvenuto, da quello che abbiamo trovato, diciamo più o meno crocifisso, e quindi so che ci aspetteranno dei lupi anche più avanti, ne è inutile raccontarcelo e stupirci eventualmente di ciò. Quindi, ok, ho sbagliato di nuovo, ho attaccato con R2, ma stavolta è andata di lusso, benissimo. Ok, ora riperquisisci cadavere, perfetto, grazie, gradisco molto. Invece questo sembra più assumere i connotati, dicevo, della favola gotica, lupi, cacciatori, e anche l'automa fa molto Cappuccetto Rosso. È curiosa come cosa che ho pensato, eh. Non credo ci sia la nonnina, anche se quella che ci stava parlando da dietro la porta può sembrare averne il richiamo della nonnina. Si poteva magari scendere anche di qua, boh. Vabbè, ci teniamo il dubbio perché non voglio andare a picchiare i ciccioni adesso. Di qua cerchiamo appunto di avanzare. Tomi, Tomi, cacchi, chiacchi, chiacchi. Là c'è Cagnetto, simpaticissimo Cagnetto. Fuffi! Vieni, Fuffi. Vabbè, ma se non vieni. Ok. Questo ci attaccherà da sotto. Vieni, Fuffino, anche tu. Bravissimo. Pian piano cominciamo a prendere un po' le misure ai mob, a imparare i loro moveset, le loro azioni e via dicendo. E questo ci rende le cose un filino più gestibili e si muore un pochino meno. Però giustamente tocca andare per gradi, bisogna avere poche pretese. Come adesso, avendo visto che c'era anche quella via secondaria, credo che andrò a recuperare i miei echi del sangue e poi prenderò la via della finestra, quella che abbiamo tralasciato prima. Qua avevo guardato, credo di no. Temo di no, non c'era nulla, ok, perfetto. Perché io, come detto, ho un'indole molto esplorativa, però questo non vuol dire per forza che si noti sempre tutto al primo colpo, eh. Mi sono accorto di molte, 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 molte cose che purtroppo ho lasciato per strada. Ok, come avete visto, il passaggio segreto al primo incontro con i corvi, non avevo scassato subito le bare, convinto di aver guardato bene attorno a me, ma così non fu. Allora, vediamo se ci sono i nostri echi a terra. Perfetto, grazie. Vediamo se questo marchingegno si può attivare. Si può attivare. Si può attivare. Me lo posso scordare. Ok, quindi
Ho visto un altro tizio che si muoveva là in fondo. Per ora li lascerei in pace un secondo e provo a guardare un attimo il piano superiore di questa cosa. E vediamo se da qui non vado a complicarmi solo la vita e basta. Ho buone speranze che non sia così, eh. Vediamo un po' dove sono andato a cacciarmi, se ne è valsa la pena, se ho fatto una cosa veramente, veramente stupida. Ma lì è solo una lanterna appesa, o no? Ammazza, oh. Sì. Ok, questo ci ricorda tanto un simpaticissimo lampadario di Anor Londo. Ok. Intanto non abbiamo avuto gran brutte sorprese e questo ci rincuora assai. Che è stato? Ok, è stato solo un piccolo bug che ha creato della luce nel muro facendomi credere che ci fosse chissà cosa. Ok, vediamo cosa c'è qua dietro. Sempre con un filo di cautela che non guasta, perché io le vie troppo libere c'ho sempre il sospetto che portino in posti veramente veramente un aiuti. Ok, pensavo di essermi imbricato in un posto da cui non si poteva scatologicamente uscire. Oh, salve! Sa che lei mi ricorda qualcuno di Petite Londo, vero? Vero? Ah, sei un cacciatore, vero? Vieni da fuori? Eh sì, ho quell'accento un po' così. Sei rimasto invischiato in una brutta storia. Proprio stanotte, fra tutte le notti. Che botta di culo, vero? Ecco, per dare il benvenuto al nuovo cacciatore. Grazie. Preparati, 4 addirittura? Non ci sono più esseri umani. Sono solo belve affamate ora. Eh già. Sei ancora qui? A quanto pare. Che succede? Un cacciatore spaventato da 4 belve. A dire il vero è l'undicesima che mi ha fatto un po' di strizzo, eh? Non importa. Sai, senza la paura non saremmo poi tanto diversi. Ecco, tornando seri per un secondo, questo concetto mi piace un sacco, eh. Oh, grazie! Che cosa ci fai ancora qui? Ma vedo che mi regali roba, va vera. Di fartela addosso dalla paura. Anche se una era una gesture, quindi cacciare. Giusto. E io mi caccio nei guai. Benissimo, abbiamo finito tutti i dialoghi. Smettila di fartela addosso. Perché come ci insegna Dark Souls 2, è bene parlare fino in fondo con gli NPC e non ucciderli per sbaglio per poi vantarsene sui gruppi di Facebook e robe simili. Non si uccide nessuno per sbaglio, ok? Right? Ok, credo che non ci sia una strada da cui salire, però qui abbiamo un altro oggettino da scassonare. Vediamo di non precipitare nel vuoto come dei babbei. E se magari facessi... No. Oh, cazzarola. So che me ne pentirò. So che me ne pentirò. Ma so che forse anche no. Bene. Ci siamo salvati le sante chiappine e direi che possiamo chiudere qui questo video e cominciare subitissimo il prossimo. A fra poco, ciao a tutti!